Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento. Nel video di oggi tratteremo un argomento sempre molto caldo in tema di preparazione nel calcio, ovvero quali tipi di lavoro siano più efficaci mettendo a confronto gli esercizi a secco con quelli integrati con palla. Bene, passiamo subito alle tematiche che andremo ad affrontare oggi. Inizieremo parlando del concetto di specificità del calcio, in riferimento al suo modello prestativo in gara. Andremo ad analizzare alcune proposte a secco e ad alte integrate con palla e le confronteremo in funzione a quello che viene richiesto nel corso della partita, per poi terminare con le conclusioni finali su quanto analizzato in precedenza. Introduciamo ora il concetto di specificità del calcio, elemento utile e fondamentale per comprendere realmente quali siano le richieste della partita e dei relativi stimoli da somministrare nel corso dell'allenamento. Di seguito ho inserito 5 minuti di partita con relativo tracciato GPS con i valori in termini di potenza e velocità. Da qui si può subito notare la natura intermittente del calcio, ovvero la successione di fasi intense seguite da altre a media o bassa intensità. A lato ho inserito anche il tracciato degli spostamenti in campo del calciatore nell'arco di 45 minuti di gioco. Nella tabella in basso possiamo vedere altri elementi propri legati al concetto di specificità, ovvero la presenza di accelerazioni, decelerazioni e cambi di direzione. A testimonianza di quanto detto poco fa, vi riporto due esempi. Il primo è legato al campione di atletica leggera Usain Bolt, che dopo aver terminato la sua carriera come centometrista ha deciso di cimentarsi nel calcio. Di recente ha rilasciato a Sky una sua intervista, dove paradossalmente esternava di essere in difficoltà proprio nella corsa, dovuto appunto dalla presenza del pallone e delle continue fasi decelerative, accelerative e cambi di direzione, elementi cardini che differenziano l'attività del calciatore con quella della semplice corsa in linea. Il secondo esempio che vi porto in esame è tratto da un reportage andato in onda qualche anno fa su Sky Sport, in cui viene paragonato il calciatore Cristiano Ronaldo e lo sprinter spagnolo Rodriguez. I due vengono testati in due prove, una in linea e una con cambi di direzione. Nella prima prova risulta essere più veloce lo spagnolo, mentre nella seconda prova ad avere la meglio è il calciatore portoghese. Ma questo perché? Il cambio di direzione risulta essere un'attività specifica presente nel calcio, dunque in questa prova il calciatore era avvantaggiato, al contrario dello sprinter che si trova di fronte a una gestualità che nel suo ambito non è presente. Di seguito andremo ad analizzare due forme di lavoro a secco, la corsa continua e un intermittente in linea. Nel primo grafico viene mostrato il tracciato GPS della corsa continua, e subito sotto la tabella con alcuni parametri come potenza metabolica, metri al minuto e VO2 max. Possiamo subito evidenziare come certamente si possono raggiungere elevate potenze, però d'altro canto noteremo subito la totale assenza di alcuni elementi importanti come accelerazioni, decelerazioni e cambi di direzione. Nella seconda proposta viene inserito un lavoro intermittente. Anche in questo caso, trattandosi di un lavoro in linea, mancano alcuni elementi propri del calciatore, come esposto in precedenza. Di sicuro il lavoro intermittente è più indicato rispetto alla corsa continua, o i classici 4x1000 per intenderci, grazie alla sua alternanza di fasi di lavoro differenti. In tal senso, il preparatore, in base all'impronta che vuole dare al lavoro intermittente, se prettamente metabolico, neuromuscolare o misto, può aggiungere tratti di corsa a navetta, rendendo così di fatto la proposta più specifica, grazie alla presenza di accelerazioni, decelerazioni e cambi di direzione, che nel lavoro in linea mancava. Ora passeremo all'analisi di due differenti attività integrate con palla. La prima proposta prevede un possesso palla 3 contro 3 più cambi di direzione a chiamata, al di fuori del campo, comandati appunto dal preparatore. Possiamo subito notare dalla tabella dei parametri come questa proposta sia altamente specifica rispetto alla gara, grazie al raggiungimento di buone potenze, distanza percorsa, al minuto, ma soprattutto tutto quello che è inerente all'accelerazione, decelerazioni intense e cambi di direzione, che vanno a richiamare il carico neuromuscolare del calciatore. Il secondo esempio prevede un'ottima proposta integrata,
utile soprattutto nel settore giovanile. L'esercitazione prevede appunto quattro campi distinti in cui i giocatori alternano fasi di possesso palla a fasi di recupero tecnico, contratti di corsa per spostarsi nelle varie stazioni. Anche in questo caso possiamo vedere come la proposta richiami perfettamente, in alcuni casi superi, i parametri della gara, in tutte le sue componenti metaboliche e neuromuscolari. Ora vi pongo una prima riflessione. Quale metodo di lavoro si avvicina maggiormente al modello prestativo in gara? L'esercitazione integrata o la corsa continua secco? Nella prossima slide andremo a confrontare le due tipologie di lavoro, analizzando per ognuna i pro e i contro. Partiamo con le proposte a secco. Tra gli elementi favorevoli troviamo il raggiungimento di elevate potenze con facilità. Risultano essere un valido strumento in casi particolari, ad esempio il ritorno da un infortunio. Inoltre può essere inserito a livello integrativo nel caso non venga raggiunta la corretta intensità nelle esercitazioni con la palla. Mentre tra gli elementi sfavorevoli troviamo alcuni aspetti da non sottovalutare, ovvero la totale assenza di attività specifiche come cambi di direzione, accelerazioni ed decelerazioni. Risulta essere poco stimolante per i giocatori, soprattutto se si parla di settore giovanile. Ora passiamo alle attività integrate con palla. Viene considerata una tipologia di lavoro altamente correlata all'attività richiesta in gara. È un mezzo stimolante e multifunzionale, in quanto permette di allenare anche gli aspetti tecnici e tattici. D'altro canto, però, per aggiungere intensità allenanti, la componente tecnica e tattica non può essere messa in secondo piano. Inoltre, non sempre si raggiunge l'intensità ottimale per tutti i giocatori o ruoli. Ma soprattutto occorre avere la strumentazione per poter quantificare e pesare in maniera oggettiva il lavoro svolto. Dopo aver analizzato nel dettaglio i vari aspetti caratterizzanti le diverse tipologie di lavoro, passiamo alle conclusioni. I lavori con palla, o i lavori integrati, risultano essere sicuramente un mezzo allenante altamente specifico alle richieste in gara del calciatore, in termini di accelerazioni, decelerazioni e cambi di direzione. Nel settore giovanile il lavoro integrato deve prevalere sempre su quello a secco. Non sempre nei lavori con palla si riesce a mantenere l'intensità programmata, a causa della diversità dei ruoli, delle richieste della proposta o dell'interpretazione da parte dei giocatori. I lavori a secco risultano essere dei validi mezzi di integrazione nel caso in cui non si raggiungesse la giusta intensità con la palla, o comunque un mezzo utile in determinati periodi della stagione. Ad esempio, inizio precampionato, il ritorno da un infortunio o periodi precisi del microciclo settimanale. Talvolta i lavori a secco possono essere integrati nelle esercitazioni con palla. È opportuno preferire sempre lavori intermittenti o con variazioni di velocità, ad esempio intermittenti in linea o navetta, fartlek o circuiti metabolici, rispetto alla semplice corsa continua. Al termine di questo contributo video, in cui abbiamo ragionato su quale metodologia di lavoro sia più corretta tra i lavori a secco e quelli integrati, chiedo a voi di inserire nei commenti quale tipologia di lavoro utilizzate con la vostra squadra di calcio. Bene, siamo giunti alla fine di questo nuovo appuntamento. Vi ringrazio per l'attenzione e se vi è piaciuta questa nuova video lezione, vi invito a lasciare un like. O ad inserire nei commenti le vostre domande o impressioni. Ciao e alla prossima!